Andiamo ora a sentire un'intervista al presidente della Comunità Montana dei Laghi, Simone Scaburri, che ci spiegherà cosa propone il territorio in vista dell'estate. Simone Scaburri, che è il presidente della Comunità Montana dei Laghi. Innanzitutto, di quali laghi stiamo parlando? Laghi definiti bergamaschi, ossia il lago di Iseo, il lago di Endine e il lago di Gaiano. Oggi si parla di turismo sostenibile, che significa anche un turismo ecocompatibile. Cosa significa questo per le zone di montagna? Beh, sicuramente per la comunità montana il tema ambientale è fondamentale e sempre di più il tema della sostenibilità ambientale anche nelle realtà edificatorie, nelle progettazioni, nelle opere pubbliche ha un aspetto primario. Da questo punto di vista, in collaborazione con Regione Lombardia, promuoviamo proprio uno studio, un workshop per studiare quattro differenti location, quattro differenti progetti che abbiano come tema, come filo conduttore il waterfront, ossia progettare strutture che siano a riva dei nostri laghi, in particolare il lago di Iseo e il lago di Endine, e siano volte a ogni tipologia di turismo. In attesa di queste strutture, però, visto che ci avviamo verso la stagione turistica, quali offerte ci sono per esempio per l'estate? Sicuramente, come dicevo, la comunità montana e i 38 comuni che ne fanno parte fanno del tema ambientale uno degli assi portanti della propria promozione. Oltre agli alberghi, del quale in realtà se ne stanno costruendo di nuovi, non ci sono grosse strutture alberghiere, puntiamo su un turismo alternativo, quindi campeggi, B&B, case vacanze che si stanno sviluppando molto. La possibilità di avere sia un turismo legato proprio all'ambiente, quindi alle passeggiate, parliamo di oltre 100 km di sentieri, piste ciclopedonali, ma anche sport. Abbiamo due laghi differenti per lo sport, uno legato anche a barche a motore, che è il lago di Iseo, un altro invece più rivolto a strutture leggere, piuttosto che windsurf o pesca, che è il lago di Endine. Non dimentichiamo poi la cultura, del quale magari non ce ne occupiamo direttamente come ambiente, ma castelli, strutture artistiche, grandi opere fatte anche da artisti conosciuti a livello mondiale, aree archeologiche in attuale riscoperta sono alcuni degli aspetti sui quali si sta lavorando e che il turista può già vedere. Quindi sul sito ufficiale della provincia di Bergamo, che è turismo.provincia.bergamo.it, oppure visitbergamo.it, in questo sito c'è un'area dedicata proprio ai laghi, dove oltre alle strutture ricettive si possono anche trovare i vari itinerari.